Audiolibro. Vulcano Stromboli. Stromboli, Stromboli in siciliano, è un'isola italiana appartenente all'arcipelago delle Isole Eolie, in Sicilia. Posta nel bacino tirreno del Mar Mediterraneo occidentale, l'isola è la più settentrionale delle Eolie e si estende su una superficie di 12,2 km quadrati. Sull'isola è presente il vulcano omonimo. A poche centinaia di metri a nord-est dell'isola di Stromboli si trova il Neck di Strombolicchio, residuo di un antico camino vulcanico. L'isolotto ospita un faro della marina, disabitato e automatizzato. Situata nel Mar Tirreno, l'isola di Stromboli appartiene all'arcipelago delle Isole Eolie e si trova più a nord rispetto alle altre isole dell'arcipelago. La storia geologica dell'isola di Stromboli comincia circa 200.000 anni fa, quando un primo vulcano attivo di grandi dimensioni emerge dal mare, in posizione ne rispetto all'isola. Di questo vulcano antico rimane soltanto il condotto solidificato, Neck, rappresentato da Strombolicchio. Stromboli è nota, frequentata e abitata fin dall'antichità remota, di cui è noto l'importante villaggio preistorico di San Vincenzo, e la sua economia si è sempre fondata sulle produzioni agricole tipicamente mediterranee: olivo, vite, malvasia coltivato basso in giardini terrazzati, fichi e poi sulla pesca e sulla marineria. Fino al XIX secolo questa economia fu fiorente e nel 1891 Stromboli arrivò a contare circa 2.700 abitanti secondo i dati ufficiali a disposizione, fonte Mastriani e Istat. Il peggioramento delle condizioni economiche seguito all'Unità d'Italia, il ripetersi di eruzioni e terremoti, in particolare l'eruzione del 1930, e infine l'attacco della peronospora, che negli anni 30 sterminò la più redditizia coltura locale, quella della vite, fecero sì che una grandissima maggioranza degli strombolani prendesse la via dell'emigrazione. Soprattutto verso l'Australia e l'America, e l'isola rischiò seriamente di restare abbandonata. Venne riscoperta dopo la guerra da Roberto Rossellini che, con il film del 1949 Stromboli Terra di Dio, con protagonista femminile la giovane Ingrid Bergman, portò l'isola e la sua straordinarietà all'attenzione del pubblico. Il vulcano è chiamato dai suoi abitanti, gli strombolani, struognoli, o anche iddu, lui in siciliano, in riferimento alla natura divina, che un tempo era attribuita ai fenomeni naturali incontrollabili. Il nome proviene dal greco antico, rotondo, per via della sua forma. In siciliano stromulu significa trottola. Stromboli dà il nome a un tipo di vulcani caratterizzati da un'attività vulcanica effusiva detta stromboliana. Stromboli ha una popolazione di circa 400 abitanti ed è amministrata dal comune di Lipari. San Vincenzo Ferrari è il titolare della parrocchia cattolica. I principali borghi abitati sono San Vincenzo, o semplicemente il paese di Stromboli, anticamente era borgo degli agricoltori, con l'approdo storico di Scari, Piscità e Fico Grande, che anticamente era il borgo degli armatori. A sud-ovest, raggiungibile solo via mare, c'è Ginostra dove d'inverno restano circa 30 o 40 abitanti e dove l'unico mezzo di trasporto è il mulo. A Stromboli c'è una scuola elementare e media per i pochi ragazzi abitanti dell'isola. Dopo le scuole solitamente i ragazzi vanno a Lipari dove sono presenti alcune scuole secondarie di secondo grado.